Andiamo avanti da sole. Ecco. Buonasera, Andrea Russo, uno dei sindaci. Mi rimangio qualche parola, dai. Bene, allora un caloroso benvenuto a Mauro Riccioni, sindaco di Gagliole ed autore del libro che in questa sede intendiamo presentare, ed un ringraziamento doveroso a Pasquale Ferenza, che ha accettato di buon grado e senza alcuna esitazione il nostro invito. Ci eravamo scoraggiati veramente, perché insomma non... Vabbè, allora... Allora, sto dicendo un caloroso benvenuto a Mauro Riccioni, sindaco di Gagliole ed autore del libro che in questa sede intendiamo presentare. È un ringraziamento doveroso a Pasquale Faenza, che ha accettato di buon grado e senza alcuna esitazione il nostro invito, l'oneroso compito di fare gli onori di casa. Non posso esimermi da ringraziare Davide Gozio, rappresentante della comunità marianista a Condofuri, per la sua disponibilità, come sempre, nel rendere fruibile questo auditorium. Molti di voi mi conoscono già, per chi non mi conosce sono Maria Contari, presidente del comitato Sempre Presenti per la Scuola, costituito durante l'anno corrente, che si propone fondamentalmente, come rivela la denominazione e sancisce lo statuto, come uno strumento in più a favore della popolazione scolastica di questo centro e dei paesi vicini. Per il quale la sottoscritta ed alcune componenti del sodalizio che rappresento si sono già spese nel tempo in qualità di rappresentanti nel Consiglio d'Istituto. Colgo l'occasione per ringraziare le amiche e soci che assieme a me rappresentano l'ossatura del comitato stesso e che hanno accolto favorevolmente la mia proposta per questa serata a rivolgere un saluto particolare a Susanna Larnè. Anch'essa socia del comitato che nel frattempo per motivi di lavoro ha lasciato Condofuri. Il motivo che stasera ci vede qui, come già saprete, è rappresentato dalla presentazione del libro Il Sindaco Gratis di Mauro Riccioni, come dicevo prima, sindaco di un paesino della provincia di Macerata, che ha deciso, trascinando nella sua iniziativa anche i consiglieri della sua amministrazione, in un periodo storico in cui le iniziative di cronaca non fanno che riferirci di stipendi d'oro percepiti da amministratori pubblici, di devolvere il suo compenso da sindaco a favore dei servizi rivolti soprattutto ad anziani e scolari, ma di cui egli stesso ce ne parlerà. Una pregevole iniziativa che abbiamo deciso di divulgare facendoci promotrici come comitato della presentazione del volumetto in cui se ne parla. Prima di concludere vorrei precisare che non ci troviamo qui per fare politica o rivolgere polemiche a chissà chi. Certo, se poi tra le righe qualcuno degli amministratori presenti volesse prendere spunto, la cosa non potrà che farci piacere alla collettività intera che essi rappresentano. Tutt'al più, se un appunto posso permettermi, lo voglio rivolgere invece a chi ci rappresenta in sede centrale, governo e Parlamento, dove effettivamente le cifre percepite da chi occupa questi posti, seppur di responsabilità, sono talvolta veramente esagerati. Per cui se Mauro Riccioni, con il suo stipendio da sindaco di un paesino che forse non raggiunge neppure le 1000 anime, in 2 anni è riuscito a risanare il deficit accumulato dal comune nel tempo, è inevitabile pensare ai benefici che potrebbero derivare dalla donazione da parte di ognuno dei nostri rappresentanti al Parlamento, della cifra equivalente a quella elargita da Mauro. Bene, non voglio dilungarmi oltre, prima di tutto per evitare di annoiarvi, ma soprattutto perché non sono io la protagonista della serata, per cui mi è d'obbligo lasciare lo spazio che merita Mauro Riccioni, che ringrazio ancora per la sua presenza a Condofuri e per cui, augurandovi un buon proseguimento di serata, restituisco immediatamente la parola a Pasquale Ferenza. Buonasera a tutti. Aspettiamo.
Ovviamente è stato un piacere per me essere invitato, prima di tutto perché questa occasione nasce da un comitato della scuola, quindi penso che sia fondamentale l'azione delle madri nell'ambito scolastico e mi sembra di capire anche a livello civico, quindi già un buon esempio il comune di Condopulico dà perché c'è una bella partecipazione attiva nell'ambito di questo comune e poi l'occasione di poter essere qui presenti per conoscere appunto Mauro. Ho avuto modo di leggere il libro, ve lo consiglio a tutti perché è un libro che è scritto veramente con il cuore, semplice e democratico, veramente un volume che non serve solo ai politici ma serve anche ai cittadini per capire come bisogna anche interagire forse con la politica. La politica è una parola greca, noi siamo in un'area grecanica, amministrare il popolo, questa è la terra dove è nata la democrazia. La democrazia, badate bene, non significa solo esclusivamente il potere del popolo. I greci inventano la democrazia per limitare il potere a chi comanda. Nel libro di Mauro c'è un passo in più, perché Mauro fa qualcosa che forse non ha precedenti, cioè il sindaco appunto di sindaco Garau in Sardegna, ad Oristano, però quello che fa è veramente esemplare, devolvere il proprio stipendio per cercare di supplire tutte le carenze che ci stanno in un comune che ricordiamo bene è di 700 abitanti, quindi questa cosa perché poi alla fine è incuriosiva la lettura per capire quali potevano essere le formule per riuscire a poi a supplire quelli che sono i problemi che però bene o male sono i problemi di molti comuni italiani. In un momento del genere quindi questo libro diventa esemplare. Devo dire che è spiazzante la semplicità con cui è scritto il libro, perché è semplice, è discorsivo, è facile da leggere e arriva a delle soluzioni spiazzanti, perché tu molte volte dici è molto semplice, l'amministratore del comune potrebbe farlo anche una figlia di 6 anni, a cui tra l'altro ricordo bene, insomma, Mauro dedica il testo. E io vorrei iniziare da una cosa che mi è piaciuta particolarmente tanto, che è questo concetto di privilegio che tu scopri fin da piccolo, perché comunque Mauro ha una lunga carriera politica, ce la racconterai tu, ma all'inizio del libro, poi ti farò altre domande, c'è un aneddoto interessante di quando tu scopri dei privilegi e delle limitazioni da parte del cittadino. Buonasera a tutti, vi ringrazio per la partecipazione, ringrazio innanzitutto Maria per l'invito, il comitato, tutti i presenti, le personalità e anche i sindaci che hanno molto da fare ma che sono venuti nonostante poi non siano appunto sindaci di questo luogo ma di territori vicini, quindi sono venuti a spostare tutto. I sindaci oggi sono tormentati sempre da mille problemi, poi ogni sindaco ha 4-5 giovani, questo va detto, no? Che ti chiamano a qualsiasi ora del giorno e della notte e tu non puoi andare a quel paese per problemi che non esistono, e quindi un'ora, due ore al giorno li dedichiamo anche a queste opere, per così dire, che sono attività benefiche, che poi così vanno a dormire calmi e tranquilli. Oggi fare il sindaco obiettivamente è un impegno, perché ci sono poche risorse, perché appunto siamo messi alla berlina in un momento di grossa crisi della politica, in un senso in cui il sindaco spesso diventa la spugna dell'assorbire tutti quelli che sono i problemi che vanno anche oltre le competenze dell'amministrazione. Allora io ti ringrazio per la domanda che diciamo mi riporta a quella dimensione di ragazzino che mi fece avvicinare alla politica. La politica, io mi sono avvicinato concretamente con la militanza a 14 anni, oggi ne ho quasi 44, quindi 30 anni di militanza politica, però ero un ragazzino, avevo 6-7 anni, abitavo in campagna, il nostro comune sta a 600-700 metri di quota, sono più o meno marchigiano, provincia di Macerata, confine con l'Umbria,
e c'era questo paese vicino al paese del mio nonno, interdetto dalla possibilità di visitare. Era quasi un mistero, c'erano tutti questi alberi altissimi, dentro c'erano tutte queste belle case storiche del Settecento. Io immaginavo un castello, forse non c'è mai stato questo castello, forse sì, perché poi lì nessuno poteva entrare. E allora domandavo, dice, perché lì nessuno può entrare? Dice, questo è il paese dei preti. Allora, perché i preti sono così cattivi, non permettono di entrare, hanno 20 case, con 20 preti qua nella diocesi, perché? Questi hanno il privilegio di abitare lì e io non posso andare in mezzo a questo paese per divertirmi, per giocare, eccetera. E lì forse mi resi conto del privilegio, che poi poteva essere un privilegio del Vaticano, un privilegio della diocesi, ma un privilegio anche di coloro che da laici escludono con una sorta di gestione assolutistica del proprio potere, appunto le proprie proprietà dal godimento degli altri. Quindi io ho improntato tutta la mia attività politica portandola all'estremo con questa mia attività di sindaco, che faccio da 3 anni e mezzo a questa parte a Gallole, cercando e riuscendo a rendere gratuiti tutti i servizi a domanda individuale e collettiva del paese. E cioè deve essere un paese fruibile da tutti e nessuno deve pagare per ottenere un servizio. Ora, qualcuno può pensare che è molto difficile, qualcuno può pensare ma sarà vero o non sarà vero, e aspetta l'articolazione, per così dire, giustamente, di questa mia esperienza per capirne di più. Io credo che sia possibile fare questo quando si ha come esclusivo scopo quello di governare la cosa pubblica e si ha a riferimento, ho fatto bene prima a parlare degli antichi greci, qua ci sono molti comuni nell'area grecanica, la democrazia ateniese, seppur con i limiti, ovviamente la storia che è di 2300 anni fa, era una democrazia compiuta per certi versi sicuramente superiore alla nostra. Lo dicevo anche stamattina a Taglianova, però diciamo un altro aspetto. Perché comunque lì, se tu, per così dire, cominciavi a lavorare, lavoravi bene, non è che poi facevi il sindaco a vita, perché c'erano delle forme assembleari di rotazione, perché poi esisteva lo stracismo, quindi in maniera molto democratica, dicevano, guarda, tu hai pensato agli affari tuoi, sai che c'è, te ne devi andare, vattene, perché altrimenti poi dopo conseguenze di non andare dalla pena di morte a altre conseguenze più lievi, e comunque tu eri visto come l'untore di quel paese, non venivi più rispettato. Oggi purtroppo c'è chi fa il sindaco e costruisce il suo futuro facendo il sindaco in un piccolo modo. La cosa brutta è che in Italia ci fanno credere che la politica sia pagata poco, cioè che un sindaco prende 100 euro al mese, ci fanno credere che un consigliere regionale prende 1000 euro al mese, e lo fanno credere anche ai loro amici e compagni di partito, perché altrimenti se poi se si scatena l'invidia, eccetera, e si sa che io prendo 10.000 euro come consigliere regionale, 20.000 euro come assessore regionale, o 20.000 euro come parlamentare, in questo momento di antipolitica contante, poi non ce la faccio più a coltivare il mio territorio, il mio collegio e tutto il resto. Così creiamo le fanzone. Nel mio piccolo comune io potrei prendere 970 euro netti, 700 abitanti. Poi sono 731 perché abbiamo 80 iscritti all'AIA dei migranti in Brasile e in Argentina, nati negli 880-90 che sono passati a miglior vita. In realtà i residenti sono 650, 652, 654, eccetera. E quindi poi io rinuncio al rimborso spese per carburante, per recarmi alle Unioni Province, Regione, all'Unione Montana, via discorrendo, e al rimborso spese del telefono istituzionale, le spese di rappresentanza, per circa un totale di 1.250 euro mensili, che fanno circa 100.000 euro
in 5 anni. Va bene? Questo significa che noi, con questa rinuncia all'indennità, per noi intendo sindaco, vice sindaco, assessori, consiglieri di minoranza, abbiamo dato nel nostro vincolo la possibilità di creare gli spazi, appunto, di gratuità nei servizi. Allora, visto che stavamo in gioco, abbiamo voluto giocare fino alla fine e abbiamo reso gratuito ogni servizio, per essere chiari, con fondi del comune, destinando quel 4-5% in più che i comuni italiani purtroppo non destinano al sociale, prelevando le altri discorsi che sono le opere pubbliche, eccetera. Senza far torto a nessuno, nessuno dice che in Cina o a Los Angeles o in Sudafrica, in qualsiasi parte del mondo, una strada costa 4 volte meno di quanto possa costare in Italia. Una costruzione di questa scuola, che potrebbe costare 300.000 euro, qua ne costa 500.000, ma qua, a Canicattì, in qualsiasi posto del mondo. La verità vera è che poi nessuno controlla. Oggi la Corte dei Conti può andare a controllare se l'ex sindaco Marino, che non mi sta mai così in barra, però l'hanno voluto impallinare per 81 euro, offerto cena alla madre per 81 euro, qualora dietro c'era una Roma Capitale con degli assessori che prendevano milioni e milioni di tangenti da decenni e nessuno ha visto nulla. Un 70% di risorse nell'80% dei comuni italiani vengono destinati solo ed esclusivamente alle tangenti. Il 12% del sociale viene destinato alla collettività. Se si arrivasse al 17%, ogni famiglia media di ciascun paese avrebbe dentro le saccocce, si dice dalle parti nostre, dentro le tasche, 1.500 euro, 2.000 euro in più l'anno, che permetterebbe di andare a farsi una bella vacanzetta, di togliersi qualche piccola soddisfazione. E invece vanno sempre in mano a queste opere pubbliche. Allora qualcuno dice, oh, dove vuole andare a parlare? Allora, noi chiamiamo le soprattutto. La mensa della scuola elementare e della scuola materna. Ah, c'è la telecamera che documenta, quindi va detto in maniera puntuale e precisa che la mensa è fruita da 10-12 bambini, ogni anno cambia, quindi siamo pochissimi, che la frequentano quotidianamente dal lunedì al venerdì. I bambini della scuola elementare fanno il biglietto solo una volta a settimana, sono 41, ma è chiaro che c'è un po'. E comunque tutti non pagano. L'assistenza domiciliare per gli anziani, che viene garantita per 3 volte a settimana, quindi per gli anziani parzialmente autosufficienti, è gratuita. L'assistenza domiciliare ai disabili è gratuita. La casa di riposo, se c'è un anziano che non può pagarsi la casa di riposo perché la sua magra pensione non arriva a 1.200 euro al mese per pagarsi la retta, se non è autosufficiente o addirittura anche qualcosina in più, a parte c'è l'ASU, noi abbiamo, anzi l'ASU si chiama, sarebbe l'azienda sanitaria unica regionale che interviene per la parte sanitaria, poi c'è la parte sociale. Comunque, se quell'anziano riesce a pagarsela, la paghiamo noi, e quindi la casa di riposo è garantita a tutti i cittadini che non abbiano reddito, che non abbiano figli, che possono, per così dire, integrare la rete. Poi i parcheggi sono gratuiti, ma in un piccolo paese questo niente di più particolare. Tutti gli spazi che noi abbiamo, dalle scuole, al centro di aggregazione giovanile, al centro sociale, al centro anziani, vengono goduti liberamente, sia in termini di utenze che in termini di fruibilità da chi che sia. Quindi se un comitato molto fluido vuole fare il convegno sugli anziani, starci 3 giorni, viene da noi, fa domanda e gli spazi pubblici sono garantiti, per così dire, a tutti. Abbiamo dato la casa popolare a tutti coloro che stavano in graduatoria, nessuno escluso. Allora, a questo punto dici, ma questo è il paese dei balocchi oppure ci sta portando in giro? Allora, la risposta è solamente una. La risposta è che noi, c'è solo un metodo per farlo, perché io dico mia figlia che ha 6 anni può fare sta roba qua. Voi sapete un sindaco come viene eletto?
Mi hai letto col voto della vecchina di 91 anni? È una carezza, dice, guarda, vecchina, vieni da me, Maria, dai, che comunque sono stato bravo, sì, poco, ti ho visto nascere e ti do il voto. Poi magari quella poveraccia il giorno prima muore, no? E diciamo che ho fatto 120 anni, no. Sono le dopo, sono la grande imprenditoria, ovviamente, e sono soprattutto i grandi personaggi che fanno le consulenze che portano tutti. In un comune piccolo come il nostro, di 650 abitanti, con un tasso di assenzialismo leggermente più basso del posto, al sud vota un po' di meno, vota un 50%, il 40%, da un 60% di persone vota. Considerando che i bambini fino a 18 anni non votano, qualche pregiudicato, qualcuno che sta in galera, qualche altro falliti possono votare, non votano neanche, potevano votare più, e possono essere candidati, eccetera. Quindi, da noi votano 400 persone più o meno, tre liste con 130-140 voti, tu sei sindaco. Orbene, paesi ci si conosce tutti, una metà sono parenti, poi a volte ci sono parenti serpenti, però parenti e amici, per così dire, se ti esprimono ti votano a vita. E allora basta che tu, per così dire, riesci a colpire la simpatia di 4-5 famiglie, con 4 componenti cada uno, che tu vieni rieletto per 3 volte. Perché il signor Del Rio ha detto, ma che stiamo a perdere tempo con 2 mandati e basta, facciamone fare 3, così nel comune sotto i mandati si possono fare 3 mandati. Poi ci metti in prestano a me, poi mi fai altri 3 mandati, e un ragazzo di 30 anni può arrivare all'età della pensione per 65 anni, mettendo 4 firme, in comune, laddove ha piazzato su uomini giusti, eccetera, e laddove, e qui è il punto, con l'elargizione delle consulenze ha tirato fuori soldi per architetti, ingegneri, geologi, professionisti, senza attivare e far lavorare i propri dipendenti comunali. La legge dice che laddove in un comune piccolo la funzione dirigenziale non c'è e quindi c'è un geologo che non può mettere le firme su alcune cose, allora tu devi avere in carico un ingegnere. Bene, c'è questo, l'ingegnere fa il progetto, poi se quella zona PIP ha 7 lotti e vengono venduti i lotti, tu nel momento in cui fai l'accordo con l'ingegnere dici, amico mio, quando venderò il primo lotto tu ti prendi il 15% sul primo lotto, poi sul secondo, sul terzo, sul quarto, sul quinto, non che io ti pago il 15% per un progetto che tengo in un cassetto. In alcuni comuni ci si vengono chiamati 3 professionisti per disegnare la miglior piazza, vengono spesi centinaia di migliaia di euro e quella piazza non verrà mai realizzata. Allora, con il taglio netto di tutte le consulenze, lo potete tranquillamente vedere, oggi qualsiasi comune ha delle video online, no, lo potete vedere, con l'eliminazione di tutte le consulenze noi abbiamo risanato i debiti che c'erano in comune e siamo riusciti a destinarli al sociale per rendere gratuiti tutti i servizi. Questo è quello che in sintesi è stato fatto. Grazie. Come vedete è una cosa molto interessante, io proprio per questo leggevo nel libro di distacco delle figure impiegate, quindi il distacco di personale, soprattutto quando si parla di piccoli comuni. E, mi piacerebbe insomma che ci spiegassi questo concetto e poi mi piacerebbe capire se nell'area organica questa cosa secondo voi si può fare, visto che ci stanno insomma i sindaci, quindi uno potrebbe creare vediamo che diventa insomma la piazza dove parlare insomma stasera. E poi faccio direttamente anche l'altra domanda è se ci racconti del bilancio partecipativo o partecipato, così come ne descrivi nel testo, grazie. Guarda, rispondo dall'ultima cosa, il viaggio partecipativo devo dire che è stato il flop, nel senso che noi ci abbiamo provato, ma il comune piccolo e la gente non partecipa. È un processo democratico che va bene perché ti portano dei consigli per fare il tuo bilancio, per impostarlo meglio, perché il sindaco e l'amministrazione non sono depositari della verità, però secondo me può essere praticato in prima solo 4, 5, 6, 7 anni.
Io tengo anche a precisare che quello che ho detto non è il Vangelo, nel senso che poi ovviamente la mia è una testimonianza, quindi non è che dico, ok, io sono nel giusto, quindi tutti devono fare la stessa cosa. In maniera molto responsabile dico che si può fare il sindaco gratis in un comune fino a 4-5 mila abitanti e non oltre, perché io, tranne adesso per il sisma, abbiamo già 7 case lesionate e 60 case parzialmente inagibili, quindi un impegno di 20-30 ore a settimana, ma normalmente io sono in comune 3 giorni a settimana per 12 ore, per le varie telefonate, eccetera, al massimo 14-15 ore, e quindi lo posso fare. In un comune più grande bisogna starci tutti i giorni, e quindi di conseguenza è chiaro che se uno fa il mio professionista o è costretto a prendere l'aspettativa e tutto, non può campare d'aria, e quindi vanno cambiate le indennità, ma è giusto che prenda la sovranità. Va anche detto che è una favola, che se venissero eliminate tutte le indennità, si arrivasse a 100 parlamentari in Italia, a 10 consiglieri regionali che prendessero solo 1.000 euro, si risolverebbe l'Italia, l'Italia è grande, 6.000 campanili, 2.000 problemi, e questo porterebbe a uno risparmio sul deficit pubblico forse pari allo 0,001%, non è questo. Credo che però il messaggio che noi, che stiamo in estinzione, dobbiamo lanciare è che innanzitutto, questo è il biglietto da visita, per una questione di carattere morale nei piccoli comuni va fatto questo. Come dire, io mi candido, sono Paolo Riccioli, sappiate che non prendo l'indennità, ma non giudicatemi su questo. Questo è il mio biglietto da visita morale. Con voi voglio costruire un'etica, in senso proprio aristotelico, no? In chiave proprio dialogica, quella parola che Aristotele scopre grazie al suo maestro Platone, no? Quella dialogica sta nel contatto con chi ti sta vicino, con il popolo, e quindi quella costruzione di quella cosa da fare insieme. E l'etica è vedere i problemi, quali sono, quelli reali, comportarsi bene e per non andare avanti, e avere anche poi, trovare il bando della tassa e sapere i soldi dei problemi, perché poi uno può essere anche un zampo, ma poi se non sa i soldi dei problemi non può non stare in comune. Quindi queste sono le opportune precisazioni che ovviamente vanno fatte, poi mille caratteristiche che deve avere un sindaco non sono solo queste, ma sono anche quelle ovviamente di poter essere disponibile nei confronti dei cittadini, quelle di confrontarsi in maniera laica con la minoranza laddove possibile, di essere in ottimo timoniere la mano, starci quando il problema c'è. E però oggi il vizio è quello di farsi vedere quando ci sono le televisioni, no? C'è un tizio, purtroppo non lo posso nominare, però l'ho sempre un antagonista politico, che ha fatto un consigliere regionale per non so quante legislature, facendo credere che prendeva 1.000 euro di indennità al mese per dare il 40% al partito, quindi 400 euro, quello, la sua indennità era di 7.000 euro. Però lui c'era sempre, presente, tutte le iniziative per le quali c'era la televisione, quindi anche al convegno sulla Xylella, che è un problema in Puglia, laddove noi non abbiamo un problema nelle Marche perché gli ulivi non esistono, ma comunque quel convegno lui si sedeva davanti e stava lì 6 ore a spese della regione Marche a sentire quella roba. Il sindaco non deve andare, il sindaco deve stare sul territorio e portare un saluto alle associazioni, ai tornei, alle gare, alle manifestazioni, ma tutta quella parata non serve assolutamente a nulla, è l'antietica, quella roba lì è l'antietica secondo me, di quello che deve fare un sindaco, un personaggio che fa politica, perché non serve assolutamente a nulla. Però la domanda era cambiata profondamente, perché questo è l'altro, c'è stato sul distacco del personaggio. Il distacco del personaggio, questa è una cosa molto tecnica. Allora, i comuni in Italia sono quasi tutti ormai hanno fatto, l'hanno dovuto fare perché altrimenti arrivavano commissari, hanno dovuto consorziare con i servizi, noi abbiamo fatto, nove consorziazioni di servizi, di cui sette con il comune vicino, Castelmondo. I servizi possono essere, oltre che consorziati, possono essere gestiti anche sotto altre forme, poi, nel senso che poi c'è anche l'unione dei comuni, comunque si possono fondere. E però l'unione dei comuni che porta una barca di soldi, che per 5 anni danno una boccata di ossigeno,
oggi giustamente vengono visti anche con sfavore da molti cittadini, sindaci, anche da molti cittadini, per questioni di campanilismo, ma fino a un certo punto, perché purtroppo le frazioni rischiano, laddove il comune piccolo viene assorbito, perché questa è la verità, dal comune più grande, di diventare frazioni delle frazioni. Il comune più piccolo diventa frazione del comune più grande, e la frazione diventa frazione della frazione del comune più grande. E alla fine, come sempre avviene, preso un elettoralismo spinto, si fa un bel tappetino lungo 3 km d'asfalto il giorno prima dell'elezione, che costa 100.000 euro, che magari non serve, però si mette a posto quella fontana, questo qua, quello che è visibile a molti scopo elettorale, e a quella frazione disgraziata che sta a 5 km di distanza dal centro, che magari è un bellissimo borgo, eccetera, che è troppo poco valorizzato, non ci si prova neanche a ricostruirla, perché bisognerebbe magari spendere 10 milioni di euro, se tu ci butti 200.000 euro, nessuno se ne accorge, e lì ci hanno 3 famiglie che non ti portano voti. Il problema è questo, la ricerca spasmodica del voto e la politica che oggi viene fatta solo esclusivamente per poco tornare voto personale. Io arrivo a dire anche che secondo me un sindaco deve fare il sindaco per 2 mandati, per 1 mandato e 2 mandati, perché poi inevitabilmente si lega a delle lobby, che sono quelle delle persone che ho detto prima, a cui ha dato le consulenze, o comunque si adagia su di loro, pensa di essere depositario della verità, anche se non lo volesse direttamente, e quindi di conseguenza spesso non ha un occhio critico sulla realtà e difficilmente le mette in discussione se stesso. Poi puoi fare altri livelli, puoi lavorare, non è che poi 10 anni vai a casa, non c'è senso, non è che consigliere regionale, assessore regionale, quello che vuole, può ritornare al suo paese a fare il sindaco dopo un po' di tempo. Ma noi assistiamo certe volte a sindaci che fanno i sindaci da 40-50 anni a sta parte, il caso del ragazzo che ha 30 anni fa il sindaco è caso di vita. Il distacco, la figura del lavoratore che se accetta, perché se non accettasse non è possibile farlo, allora il lavoratore diceva io sono di Lodi, lavoro qua. C'è la possibilità di fare un distacco per poi andare a lavorare all'Opri? Bene, qui valutiamo che nella polizia municipale servono 2 agenti anziché 3, e quindi noi risparmiamo 33.000 euro l'anno, tu vai all'Opri, stai più contento, non devi fare mezz'ora per venire qua, mezz'ora per tornare. Quindi nell'interesse del lavoratore, nell'interesse del comune, queste soluzioni possono essere cercate. Poi, ripeto, è chiaro che se non c'è il consenso da parte del lavoratore, questo non può essere fatto. Noi siamo stati fortunati per 2 casi del genere, l'abbiamo fatto. Abbiamo eliminato la figura del segretario comunale, perché un segretario comunale in un comune ci costava 33.000 euro perché era di fascia, noi l'abbiamo acchiamata, quindi in occasione della giunta e dei consigli comunali, noi vogliamo 4.500 euro l'anno, quindi abbiamo risparmiato circa 28-29.000 euro, e così facendo abbiamo risparmiato, messo su risorse, abbiamo messo a posto un po'. Bene, diamo la parola al sindaco di San Lorenzo che voleva intervenire. Buonasera a tutti, ringrazio. Lo faccio io da. Sì. È arrivato il sindaco del comune. Sì. Salve. Innanzitutto ringrazio la signora Porta. Propositiva che portasse qua in un comune, diciamo, dell'area italiana, in un contesto purtroppo problematico, più o meno siamo lì, forse peggio come hai esposto tu la situazione da sindaco del tuo territorio. E la ringrazio per l'iniziativa, ringrazio innanzitutto il sindaco, il collega che è venuto proporre a spiegarci questo libro e poi prenderò io una copia, però, e voglio dire, tu hai esposto la tua situazione da sindaco, da giovane sindaco. Io ho un comune e più o meno siamo nella stessa condizione, nella stessa situazione economica e anche giocabile. Faccio l'esempio del mio comune. Io sono un credito che è iniziato da ragazzi in un contesto particolare, con delle problematiche particolari. Io ho avuto la vocazione perché da ragazzo volevo fare il prete.
e sentivo la messa, quindi a 12 anni sentivo la messa e fare il prete alla missione. Quando sono appassionato alla politica, l'ho fatto per 40 anni. Ho iniziato a fare l'assessore supplente, allora c'era l'assessore supplente, poi ho fatto l'assessore effettivo, poi ho fatto il consigliere di opposizione, poi ho fatto il sindaco nel mare. E sono ritornato dopo circa 20 anni a fare il sindaco per la motivata, per l'attaccamento al territorio. In un contesto qua c'è un comandante a Scrameri, ma c'è il sindaco pure lì. Di Roccavolto, l'altro comune travicato che confina con il mio comune, così come confino con tutti i comuni dell'area meccanica. Il mio comune particolare, perché strutturalmente e geograficamente ha una situazione purtroppo da un lato negativa e dall'altro positiva, perché parte dal mare, un po' da zero, siamo a livello di San Lorenzo Marina, e arriva a 850 metri di altezza. 64 km di territorio, un comune che originariamente aveva più di 6.000 abitanti, siamo arrivati con quelli iscritti all'AIRE, tu facevi cenno, a circa 2.800 abitanti. Quindi immagina un comune come il mio, dalla Marina, per arrivare a San Lorenzo Superiore. Questo per fare il paragone, per capire le problematiche che ha lui, giustamente, però le problematiche che abbiamo noi nell'affrontare e voglio dire giornalmente i problemi di un territorio come il mio e come tanti altri, anche quando pure più o meno la stessa cosa, magari gli altri comuni sono più limitati, sono più piccoli, però geograficamente è molto dispersivo. Oggi la giunta una volta era composta al consiglio da 20 persone, più o meno tra maggioranza, oggi siamo arrivati a 7 e il sindaco 8 per 3 di minoranza. Quindi meno male che io ho scelto tra l'altro una giunta di ragazzi giovani alla prima esperienza per fare, come dire, da apripista e anche tutelare dal punto di vista anche perché facciamo una situazione solo da parte loro e sono contento se non ci sono queste situazioni. Ribadisco che richiamo il discorso di Cosimo Scamelli, forse non lo vedo più. Io ne ho trovato subito delle minacce da sindaco. Mi hanno messo la scorta, guarda, nel 90, il prefetto Cannarozzo, io ho avuto una bomba, telefono anonime, minacce e quant'altro. Io dovevo partire la mattina quando sentivo al comune di San Lorenzo, che saluto anche l'architetto Paenza che lo conosce, mi è stato vicino, stiamo intraprendendo un lavoro in sinergia per implementare quella che è la cultura, la storia e le tradizioni del nostro paese. Premetto che nel 1868 per infatti sbarcamento i militari salirono a San Lorenzo e hanno dichiarato il sindaco Bruno Rossi all'epoca, uscendo dal balcone Palazzo Rossi, che adesso stiamo in un certo senso, vogliamo fare un museo per il bambino, dichiarato la disfatta di Borbone, che all'epoca non c'erano i fax, né i mail, né i telefoni, né le macchine veloci, né le strade. Partirono con i cavalli, le staffette. Sono andati a Napoli, dichiarata e caduta, grazie ai cittadini di San Lorenzo e al prete Pannuti, al sindaco Rossi, al prete Pannuti di Barati. Quindi per dirti, quindi tornando al discorso, voglio dire, delle difficoltà di interagire nei problemi, io ho avuto anche questa mortificazione. L'ho superata, era uno sciabalaggio, grazie all'arma dei carabinieri che mi ha sostenuto, e al prefetto che stava andando a dimettere, perché tra l'altro io sono sempre un imprenditore, non capo di politica, l'indennità di carica che dovrei percepire 420 euro al mese, un consigliere comunale prende 30-25 euro di gettone di presenza, un assessore vice sindaco prende 84 euro. La mia indennità di carica che tu destini ai tuoi cittadini, ti dà merito, ti ringrazio per quello che ho fatto di generosità che tutti dovremmo fare, non basta nemmeno per partire da San Lorenzo Marina e da San Lorenzo Superiore. E io la mattina faccio il giro, faccio le processioni. Io questo per fare il sindaco del mio comune, non creare quel campanilismo che sempre c'è stato, io devo fare 7 processioni all'anno. L'ottava la porto, Santo Gaetano, e alle 11 il vescovo che è venuto con i sindaco mi ha messo tutte le occasioni, mi dice ma lei è sempre presente, meno male che avevo la fascia, se non potevo dire che ho uno che va a gestire, a fare politica fuori da territorio, e io sono un sindaco che ho
E ribadisco che sono fatto 7 processioni, perché ci sono 7 festività, 7 diciamo, chiese, 7 campanili, e quindi tornando al discorso dell'indennità di carica, quindi figurati se io posso con l'indennità di carica magari destinare, che già destino a priori, solo per le spese, che faccio? Perché non prendo gli aria, quindi non prendo diciamo i soldi del carburante, perché potevo andare a Catanzaro, non ho una macchina istituzionale, non ho un autista, devo andare assieme a 4,5 di fortuna, ci vado solo, perché interagire. Quindi, o sono ritornato a fare il sindaco, tornando al tuo discorso, sono momentaneo, perché non c'è stata continuità, però c'è stato sempre impegno, ho fatto anche l'assessore provinciale, il consigliere provinciale, per la passione e l'amore che questo tema. Abbiamo dedicato una risorsa importante, presto inizieranno i lavori di una scuola alberghiera che si sono trascorsi circa dal 2008, c'è stato anche quel consigliere provinciale per Paolo Zavettieri che ha dato continuità a questa cosa, ma quindi tutti la scuola inizieranno a consigliere a giorni i lavori alla vita che ha vinto l'appalto. E questa è stata una continuità istituzionale. E quando si parla di burocrazia e di perdita di tempo, e il problema è questo, perché una scuola che inizia doveva essere fatta nel 2008, ipotizzata già anni prima, con tutti i problemi, e sapete il territorio, denuncia anonime, problemi, interessi, compagnia bella. Grazie a Dio parte nel 2006, già dopo circa 8-9 anni. E questo non è colpa della politica, ma anche della burocrazia. Come diceva lui, gli incarichi, i professionisti, questo e questo. Io ho un tecnico solo, un certo legge, perché l'ingegnere è stato arrestato, sempre per altri motivi, perché hanno dato concessione, mi hanno lasciato 10 milioni di debiti nel 93, finisco, ho fatto il dissesto io, nel mio comune, e ho dichiarato i debiti, ho pagato i contenziosi, ho pagato i professionisti che, come dicevi tu, venivano, volevano cominciare, per poi dopo un anno che non c'erano i soldi, ti preparavano un decreto aggiuntivo, ti presentavano, dove pagare volte, magari ci fossero quelle cose che dici tu, io non la conosco, poi mi dai un punto per quanto riguarda il discorso che io, se devo fare una cotizzazione, devo fare una progettualità, magari quando incasso prendo l'ingegnere, parte del 15-10% 8% di noi e lo retribuisco. Io questa non la conosco, questa cosa, comunque lo dico che si può anche fare. E quindi immagina, ipotizza e paragona il tuo comune, che io vi do meglio per quello che fai, perché io ho 64 anni, quindi ho fatto 40 anni politica. E sicuramente non ho la forza, la volontà ce l'avrei, di magari la prossima per 3 anni, ho fatto da un anno che sono stato eletto sindaco, 2 liste, quindi il mio comune che adesso 2.800 abitanti, disarticolato. Quindi il discorso che dice tu è importante, prendo atto, però noi abbiamo una situazione molto molto più particolare. La domanda individuale che tu dici per il servizio ai cittadini, il pullman, e la mensa scolastica, io l'ho attivata. Abbiamo il 14 marzo, ho fatto una delibera per fare un appunto anche all'istituzione sovracomunale, al proprietario degli studi e anche agli insegnanti. La delibera io ho assicurato la mensa scolastica, abbiamo il pulmino, arriverà un altro luogo. Però a Marina c'ho la scuola elementare, a 35 km un'altra scuola elementare, 17 alunni dell'infanzia. San Pantaleo gliela danno e sono grato e sono felice, Marina non gliela danno. E perché? Non per colpa del sindaco, per colpa del provveditorato, che dice che hanno sbagliato il provveditorato. Renzi dice non ci sono più insegnanti, non ti posso dare la continuità di 25 ore al 40. E la moltiplicazione che ho avuto è anche prendo atto delle insegnanti, se c'è qualcuno a parte. Hanno detto in un contesto di una riunione con il direttore didattico agli insegnanti, mi si è perso il posto di lavoro, guarda, mi sono innervosito e non me ne sono andato perché propongo rispetto e do rispetto agli altri. Quindi la persona che doveva andare a prendere il fatto non ha guardato 17 ragazzi che gli manca purtroppo la scuola, la continuità, 17 genitori che, voglio dire, hanno la possibilità di lasciare i ragazzi con la mensa fino alle 4 di pomeriggio. Stamattina alle 11 ho avuto un appuntamento con l'assessore, non ci sanno. Assessore regionale delle pubbliche istruzioni, che è dato continuità, uscirò sul giornale, perché questa cosa non è di meno, perché poi ci spiegano il sindaco, come dicevo la scuola, e noi dobbiamo assorbire tutte queste cose.
Quindi io ti ringrazio, però cerca di capire anche le nostre, essere portavoce delle nostre esigenze, anche nel contesto, qua abbiamo un'associazione di sindaci, abbiamo un presidente, stiamo facendo ottime cose, fregge cose, le cose difficoltà sono quelle, economiche. Ora però sicuramente sto facendo l'equilibrio del bilancio, se siamo sotto scorta, anche noi abbiamo una risorsa importante che è là. Noi abbiamo ereditato una situazione a livello regionale della sorta, una società che ha partecipato, la Peonia e il francese, viene, si ruba l'acqua, si prende dallo Stato e poi ce la fa pagare. Alla fine noi, i fondi perequativi sono quelli che sono, gli incassi sono il 50% sulla, sul discorso della depurazione, della depurazione e risorsa di vita. Poi abbiamo il problema della spazzatura. Molti comuni sciolti per mare, ce ne sono stati tanti, hanno avuto il finanziamento del Ministero per attivare il porta a porta, la differenziata. Ebbene, io un comune non sciolto per mare, per la male del dirigente del sindaco, e glielo dico, glielo ho detto in pazzi, è combinato un guai perché ha lasciato tutto alla burocrazia, mai presente, non ha avuto il finanziamento. Cazzo, mi vado alla regione per reclamare, dice no, il tuo comune. Quanto abitanti ha? Ma da come avere, deve essere super recente. E io mi sto ritrovando, lo dico pubblicamente, l'ho messo sul giornale, che i cittadini, non faccio colpa all'amministrazione, dico lo tu, dico la mattina, io questi li conosco, vengono a buttare la spazzatura nel mio paese. Quest'anno il 30% di spazzatura, magari la vedi, no, sono cose da dire queste qua, la vedi lungo le strade, perché vedi questo degrado e non è dovuto all'amministrazione, è dovuto ai cittadini che non vogliono fare la differenza. Quindi, per dirti, le difficoltà di un comune come il mio, ce ne sono tante, la stragrande maggioranza dei comuni che abbiamo questi problemi. Poi ci sono politici che fanno i politici per mestiere, non per passione o missione. Ti ringrazio e ti chiedo scusa. Grazie a te. Io capisco che veramente qua fare sindaci significa lavorare in un contesto difficile, difficilissimo, perché una quasi la metà dei comuni sciolti per mafia, e ovviamente rende più difficile lavorare per coloro che vanno a ricostituire un'amministrazione che ha visto la presenza di un commissario prefettizio, per coloro che volendo fare un'unione dei comuni vede che manca, per così dire, mancano gli altri attori, i sindaci dei comuni vicini che ti potrebbero dare la mano, no? Allora quando il ministero partono delle direttive, poi è chiaro, sono direttive spesso molto asettiche e che non hanno niente di politico. Purtroppo si parla male della Calabria e a sproposito. Abbiamo visto l'altro giorno una notizia di merito, e ci sono ritornati 5 volte su 5 giorni 15 telegiornali dicendo praticamente che questo è un fatto della Calabria, omertoso. Hanno fatto il processo di primo grado, di secondo grado, sono arrivati in Cassazione, li hanno condannati. Manca praticamente la fustigazione pubblica, i manichini, per dire che ormai tutto si è chiuso, è stata fatta giustizia e discorrere. Allora, hanno fatto un processo, hanno condannato il nome della Calabria, ma non hanno detto, perché gli italiani purtroppo sono dei pecoroni, non ragionano, diceva il mio insegnante di latino al liceo, voi dovete sempre ragionare su un quod plurumque accidit, sul calcolo delle probabilità. Quando vi danno una notizia, paragonatela in termini statistici a quello che avviene nelle altre parti. Ma voi sapete voi che in Italia avvengono 18 violenze sessuali al giorno e di queste ce ne stanno 12 o 13 che sono acclarate? Allora, qua, con un processo che ancora deve iniziare, si è detto, questi sono i responsabili, la Calabria fa questo, la Calabria è omertosa, questo è il paese. E hanno inquadrato i monumenti che anziché essere inquadrati per altre bellezze storiche, vengono inquadrati perché qualcuno non ha dato il consenso per mostrare la propria faccia e per farsi fare un'intervista. Questa è una vergogna, perché in questa Calabria ci stanno dei personaggi che qualche appassionato di letteratura al di fuori della Calabria conosce come me, altri non conoscono, che hanno scritto delle pagine che sono stupende della cultura e delle tradizioni
della storia, di quello che è. Cioè un personaggio come Corrado Alvaro, che è stato sottovalutato, è stato un personaggio straordinario. Io credo che L'età breve debba essere un testo che quando si esce dalle scuole medie superiori deve essere consegnato al ragazzo, alla ragazza che va a fare l'università, che si avvia alla vita. Prima no, perché magari poi alcuni passi anche abbastanza scabrosi, eccetera. Ma lì c'è la verità, lì c'è la storia, lì c'è la cultura, lì c'è perché un determinato comportamento di un calabrese si incanala su certi lì. E perché quel comportamento considerato particolare e strano in realtà è un comportamento nobile, vero e autentico, davvero uomo, davvero signore. Un altro calabrese importato, che era Berto, e trascorse Giuseppe Berto gli ultimi 20 anni a Capo Vaticano, un padovano che prima accusato di essere un fascista, poi accusato di essere un comunista, allora lui si definì anarchico, ma cosa anteriore. Sentite l'opera privata e scrisse tra le tante opere anche Il Brigante. Oggi brigante nel linguaggio comune delle mie parti significa delinquente, criminale, assassino, eccetera. Ma chi era il brigante? Il brigante vero era colui che si opponeva ad una colonizzazione che c'è sempre stata nel sud e soprattutto della Calabria, che ha imbrigliato la possibilità di dire quella che è la storia e la cultura altrove. Per cui la Calabria non la conosce nessuno. Però la Calabria ha risposto bene a questo libro. Perché ho venduto 450 libri in Calabria. Dopo le Marche è la regione dove io ho venduto quei libri. A Milano io ho venduto un libro alla Feltrinelli e 5 libri in tutta la Lombardia. Nessuno dice, per fortuna abbiamo le statistiche, ma nessuno ce lo dice, che l'Andrangheta sta a Milano, che nel nord Italia, a Milano, ma non con gente che è partita da qui e ha costruito chissà che, la delinquenza è lì. Però i comuni non vengono sciolti con molta facilità in quei luoghi. E si pensa ancora che la famosa Milano da bere, no, che ci ricordava Silvio D'Arco, qualcuno prima di lui chiamato Bettino, beh, quella cosa lì sia il terreno dell'accoglienza, della solidarietà, un posto in cui adesso si sono inventati i carboni attivi, in cui dopo 8 anni tu basta che paghi 1.000 euro per un fornetto, il tuo cadavere si decompone, così poi liberi un posto anche lì. Anche la memoria storica dei defunti, in questo vorticoso tritacarne dell'economia milanese, praticamente è arrivata anche lì. Quando non c'è solidarietà, quando non c'è partecipazione, quando i sindaci qua vengono, dicono a loro, qualcosa non concordano, tanto benissimo che quello che pensate. Se io facessi sentire del genere, ma neanche se la facessi sotto casa di un sindaco di San Donato Milanese, ci verrebbe il sindaco con un grazie mille. Ma perché nessuno dice che quando c'è stata la grande immigrazione degli anni 60-70, a Rozzano, a San Giuliano Milanese, a Rò, a San Donato Milanese, a paesi che avevano 3.000 abitanti, che oggi ne hanno 400.000, i sindaci si sono retti, hanno governato, hanno fatto i loro porci comodi loro per 30-40 anni, sono andati in regione, sono diventati cortigiani di formigoni, hanno avuto i grandi ruoli. Perché? Perché quando costruisci una casa campi solo, esclusivamente come sindaco con gli oneri di urbanizzazione. Le case costavano 20 volte meno rispetto a Milano, con gli oneri di urbanizzazione reggevano in piedi un comune. Non hanno costruito una palestra, un luogo di aggregazione, non hanno favorito l'interazione con gli oratori, hanno lasciato tutto a loro stesso. Oggi la prendono con gli immigrati. E 20 anni fa, le sera, dopo le 6, le donne non potevano uscire da casa, perché c'era quello con la siringa che ti diceva o mi dai tutto o io ti inoculo l'AIDS. Questa veniva a Rozzano c'era il coprifuoco, ma il coprifuoco, e quel coprifuoco purtroppo non ne parla, c'è un attacco alla Calabria perché è inerme purtroppo, nonostante il coraggio, perché giustamente come dice il sindaco, io che tiro fuori da solo, che posso fare, come posso resistere? Se tutta l'economia parte da lì, se la politica parte da lì, se loro ci hanno fatto credere che lì nel nord Italia c'è la solidarietà, c'è un volano che mette in moto l'economia. Io
quei paesi li ho girati, le 6 di sera c'è il coprifuoco, non c'è più nulla, non c'è più niente in giro, non c'è più nulla in quei paesi, sono dei quartieri dormitorio. Ora, generalizzare anche per sbagliato, poi sono forme di resistenza anche lì a questo pensiero lungo che ci travolge, però a me fa veramente male vedere che qua c'è stata un'ospitalità grande con questi 5-6 incontri che chiude questa sera con un punto fuori. In Calabria ho dovuto rinunciare a 7 incontri in altri comuni perché poi non mi devo anche lavorare e lavorare, e quindi più di 4 giorni non potevo fare l'impegno. Però c'è stata una risposta forte. E in altri contesti territoriali questa roba qui del sindaco gratis non interessa a nessuno. E quelle amministrazioni spesso si reggono sulle conseguenze, su strani meccanismi. Allora noi dobbiamo avere il grande coraggio, noi primi cittadini, di denunciare questi fatti. Qua c'è una cooperativa, mi dicevano, che gratuitamente tiene in piedi questa struttura con presidio di civiltà. Gratuitamente un presidio di civiltà. La vogliamo rapportare a qualche cooperativa dell'Emilia che dà lavoro a centinaia e centinaia di lavoratori, che spesso è la fucina della costruzione del potere politico di qualcuno che da 40 anni sta lì a governare? Questo lo dobbiamo dire, dobbiamo essere noi le critici e avere il coraggio. Anche io sono stato minacciato di morte, sono stato presidente dell'ente regionale che dita lo studio, rifiutato la scorta e mi hanno fatto le minacce di morte. Non è piacevole, no. Non è piacevole per niente. La cosa più vigliacca che possa essere fatta è che tu percepissi sulla tua pelle e non sai più quello che fare, dove andare a parare. Dice, ma l'ho fatto, ma perché proprio a me c'è? Dobbiamo avere questo coraggio. La casa popolare a tutti. Allora, del Tempio ogni sera, adesso c'è quell'altro con il muso lungo lì per Pietro che lo sostituisce, ci dice che le case popolari sono occupate. È vero, noi abbiamo un 30-40% di case popolari che in Italia vengono occupate, hanno ragione. Però loro hanno sbagliato i soggetti a riferirci quali sono i soggetti che le occupano. I soggetti che li occupano non sono di extracomunitari, no, o in qualche metropoli, questo avviene, ma sono gli italiani. Io che ho fatto a Cagliari? Sono andato a vedere casa per casa quello che avveniva. Ho preso la mia poliziotta municipale e ho detto, adesso tu 3 volte alle ore più disparate del giorno, anche il sabato e la domenica, vai lì, scatti fotografie da fuori, perché oggi abbiamo la privacy che ci impedisce di fare qualsiasi cosa. Unico posto nel mondo in cui la privacy ci impedisce anche di scoprire reati e altre cose. Poi vedi se questi ci abitano, non ci abitano, uno. E se questi hanno il reddito dichiarato, quale azzerra, 1000 euro, 2000 euro? Qual è l'escamotage? Che soprattutto nella parte di convivenza c'è la signorina X che guadagna 800 euro, 2000 euro al mese, posata con il notaio, con il medico che guadagna 500.000 euro, quello risulta che abita a Catanzaro. Questa è la residenza a Palmi, tu dai la casa popolare a Palmi, tu sindaco, perché sei costretto, in quanto quella ti presenta un reddito zero. E in realtà quello vive stabilmente lì dentro e nessuno lo controlla. Come esempio parli, ma potrei dire Gaglia, potrei dire Macerata e qualsiasi posto. Allora le case vanno requisite, noi le abbiamo requisite, io ho subito delle minacce, le abbiamo requisite, sono state date a gente che stava sotto i ponti, perché i loro figli non stavano in delle stalle indecorose e pagavano 200 euro d'affitto al mese. Questa è la verità. L'occupazione non la fanno gli extracomunitari. Signor Belpietro, venga, le faccio vedere io chi fa l'occupazione. Andiamo noi all'Istituto Autonomo di Casa Popolare a vedere se effettivamente abitano lì dentro delle persone disagiate o ci sono delle prestanome. O vengono ogni 15 giorni a fare le gridiate ridendo sulla faccia i poveracci che passano lì davanti. Se la gente non fa queste cose, io credo che sia già sia metà dell'opera. Metà, poi dopo. Purtroppo la fa la situazione orografica, la fa la situazione che tu hai vissuto per 30 anni, cioè adesso tu dici io c'avevo 10 milioni di euro di debiti, uno più grande del mio, ma se io ci avessi avuto 4 milioni di debiti sicuramente non avrei risanato la situazione come l'ho risanata. E quindi ovviamente ci sono mille problemi e per
per certi versi nella situazione disagiata in cui vivo è una situazione sicuramente meno disagiata della vostra. Ma la mia, ripeto, vuole essere una modestissima testimonianza e non una ricetta che dica io l'ho fatto perché sono più bravo e via discorrendo, anche perché questo libro hanno comprato 1500 in Italia, spero di venderne altri 500, 1000 eccetera. Il ricavato va in beneficenza al povero Angelo Righieri, che fu quel signore che si calò nel 1981 nel pozzo di un vicino per salvare Alfredino Rampi. Quel signore lì, sardo, fa chilo di tipografia, arriva a casa, sente questa notizia, sente che la persona che poteva salvare Alfredino doveva essere alto 1,40 m, aveva una circonferenza toracica di 38 cm e poi doveva avere il coraggio per andare a 65 metri sottoterra a testa in giù. E lui ci è andato. Andato sotto, è arrivato lì, il capitano carabiniere ha detto: guarda, io sono il generale, ma sicuramente sì, sì, guarda, io sono il capo del vicino del fuoco. E lui ha detto: guarda, adesso la arrestiamo. Allora lui ha detto: guardate, o mi arrestate oppure io mi calmo. Questi sono un attimo consultati, hanno spiegato come doveva essere imbracato il ragazzino, lui è andato sotto, purtroppo nessuno sapeva che questo ragazzino era incastrato e bastava un cucchiaio, con una 60-70 cucchiaiate, avrebbe permesso di liberare la gambina che stava sotto e il bambino sarebbe stato preso. Lui tira, ha provato lo stesso, ha spezzato il braccino, il bambino è andato 80 metri e poi sapete tutti quanti, andate a finirlo con una tremenda agonia che già durava 2 giorni e che è durata forse altri 2 giorni, non si sa, è morto probabilmente con gli stenti o l'asfissia oppure va a capire. E lui è andato via per 20 anni all'Italia, perché poi ha rotto con la famiglia. Questa storia è stata devastante, nonostante gli avessero promesso tutte le forze politiche, tante persone, posti di lavoro, conti d'oro, se n'è andato in Kenya, ha aperto un ristorante per italiani. E poi è tornato nel 2011, ammalato di diabete, gli hanno tagliato una gamba, vede solamente le ombre, e cominciato a parlare dicendo: guardate che io voglio dire che purtroppo la storia è andata così, voglio lasciare una testimonianza. Io l'ho conosciuto grazie a un comune amico sardo, siamo diventati amici e l'ho fatto diventare cittadino onorario di Cagliari, perché credo che sia, questi siano veramente gli eroi. Chiamato da un dovere che era un dovere morale, rischia la pelle, fa quella roba lì e lo Stato non gli riconosce un centesimo. Lui viene in una casa di riposo, riesce a pagare a malapena la sua retta, se poi scusa le spese per il venditore, il distributore, il negoziante, le spese per fare le presentazioni, ci rimangono 1.000 euro, quei 1.000 euro vanno ad Angelo Righieri. Lui poi non voleva accettare, modesto com'è, e servirà per farlo stare leggermente meglio. E Angelo è stato un eroe come tanti eroi nel loro piccolo, anche sindaci e anche amministratori, perché qui non è che si viene a dire la politica via, per carità, anzi si viene a celebrare la politica che vive un momento di particolare crisi. Ebbene, certe volte gli eroi sono anche i sindaci. È un momento di crisi questa qua. Ma la crisi c'è stata sempre. Io ho ricordato prima l'antica Grecia, dove la grande filosofia che oggi abbiamo abbandonato, l'abbiamo abbandonata perché non ci stanno i soldi. Le grandi idee, oggi tranne 30 persone che in Italia, Gianni Vattimo, Ferraris e pochi altri, possono scrivere libri perché sono docenti, in realtà chi li paga più? Una volta erano tutti mercenari, voglio dire, Aristotele, poi no, a volte Alessandro Magno, Filippo, eccetera, eccetera. Erano pagati, e quello che andava a Gela dal tiranno di Gela, quell'altro che andava da Dionigi a Siracusa, quell'altro, e venivano tutti pagati e era visto un'arte nobile e c'era la possibilità di pensare. Oggi purtroppo non si sbarca di mare, però forse erano per certi versi liberi, ma fino a un certo punto, perché anche loro erano mercenari, non era una cosa per così dire tanto. Allora una volta se la prendevano, per così dire, i politici, la politica era pulita, trasparente, e però poi c'era il rovescio della medaglia. Oggi siamo in un momento in cui c'è una fase storica che potrebbe durare tanto, la fase dell'antipolitica, però stanno sindaci, amministratori, ma anche la popolazione che ci incalza appunto cambiare un po' questa rotta. Io porterò una grande testimonianza, una grande accoglienza, una grande ospitalità che c'è stata qua. Ho stato stamattina a Taglia Nova, come gli altri comuni, sono venuti sindaci, non solo il territorio,
ma anche di fuori, e la loro presenza, non dico che il sindaco di Mondofuri è arrivato adesso, è importante. C'è tanto da fare, so che avevi un'altra manifestazione, quindi non puoi stare veramente dappertutto, ma il fatto che tu stai qua mezz'ora, un'ora, sicuramente mi fa piacere. E io quello che voglio raccontare nelle platee anche milanesi, dove comunque andrò, è che la Calabria ha un grande cuore, un grande senso dell'ospitalità, un grande interesse per questi messaggi. Chissà che possa partire dal sud una volta tanto qualcosa che si contrapponga a quella Milano da bere che ci fa vedere che tutto è possibile in Italia, che l'Italia cresce grazie a quell'economia lì, a quel modo di fare, a quel modo di vivere, che è ostile al vostro modo di pensare, ma anche al mio, perché le Marche sta molto più su da qua, 970 metri, 970 km. Però a quel modo di pensare, che è il modo di pensare di quell'80-90% di gente, beh, io quel modo di pensare non mi ci trovo. Quello che qualcuno può pensare, ma questo è un discorso degli anni 70, 80, oggi c'è la globalizzazione, il villaggio globale, sta a fare distinzioni geografiche. Distinzioni geografiche contano in come. Contano in come. Ma voi vi accorgete che la situazione politica qua, in questo comune, è diversa rispetto a quella di 5 km, a quella di 10 km, la cultura, la socializzazione. Figuriamoci in contesti molto lontani. Qualcuno disse: l'Italia è fatta, ma bisogna fare gli italiani, siamo forse ancora lì. E noi ci troviamo, anche noi sindaci, con questo mio piccolo contributo del sindaco Meratis per una società migliore. Grazie. Se qualcuno vuole fare un intervento. Buonasera a tutti, cercherò di essere iper breve. Intanto un saluto al sindaco per la disponibilità che ha dato al comitato, sempre presenti per la scuola, ad essere qui con noi a Condofuri a condividere un'esperienza. Il comitato, che bisogna ricordarlo, tu hai accennato anche prima. Paese, perché comunque parlare di un diritto, incontrare un sindaco è anche un momento di crescita per tutta la comunità. Detto ciò, io credo che Bernardo Russo, il sindaco che è intervenuto prima di San Lorenzo, abbia rappresentato bene quella che è la nostra difficoltà, cioè iniziamo a confrontarci su lì. Tu hai rappresentato un modello che è il tuo, ma è chiaro che noi abbiamo tutta una serie di problemi che si riverberano poi nell'amministrazione comunale, che ci fanno guardare ad altro, nel senso che noi scontiamo ancora quella famosa legge sui bilanci consolidati fatti nel 1970, qualcuno se la ricorderà, laddove le disponibilità, le risorse economiche, il trasferimento erariale dello Stato ai comuni veniva calcolato anche sulla base della, non solo gli abitanti, ma anche sulla base dell'esposizione debitoria dei comuni. I comuni meridionali erano i meno indebitati, i più virtuosi di tutti, quindi ricevettero meno soldi di tutti. I comuni del settentrione erano i più indebitati di tutti e ricevettero, vita naturale durante, più soldi di tutti. Non so, ma molti sindaci, molte amministrazioni ereditano situazioni economiche devastanti, di dissesto o di predissesto, cioè sforano cinque parametri, i sei parametri della scala di ereditarietà, quindi sono obbligati dalla legge ad attuare alcune misure che gli impediscono di essere popolari. E allora ecco che la problematica che noi abbiamo è molto diversa, e secondo me la qualità di un'amministrazione comunale deve essere rapportata ad altri parametri e non ad etiche, perché c'è stato qualche filosofo, non era greco ma era un filosofo di rilievo anche su, che si arrogava il diritto di dire che la sua etica è sicuramente migliore della mia. Allora ognuno ha la sua etica, l'unica etica vera è quella del rispetto delle leggi e della buona amministrazione. Io credo che i cittadini capiscano e si rendano conto se un sindaco, al di là delle parole, è un buon amministratore o meno. Io credo che noi da amministratori abbiamo il dovere di essere attenti. Non ho letto il libro, in un paragrafo ho dato una rapida occhiata mentre ti aspettavo,
tu dici che devono soprattutto il sindaco deve controllare gli atti che fanno i dirigenti municipali. Marino è andato a casa a Roma non per lo scontrino di 81 euro, ma perché mi pare che in quel marasma di Roma capitale che tu accennavi non abbia lui controllato nulla e non abbia denunciato neanche un funzionario alla magistratura. Se lo avesse fatto, probabilmente oggi sarebbe ancora il sindaco di Roma. Guarda, io infatti quello che ho detto ai miei cittadini, prendo atto del, prendete atto del fatto che io rinuncio all'indennità, del biglietto da visita, ma giudicatemi sull'atto, su quello che faccio, non è che perché ho rinunciato all'indennità, voglio dire adesso devo essere preso. Poi su Marino sinceramente gli aspetti processuali, siccome non mi sta andando simpatico perché non è capace di fare il sindaco, punto, non ha le pinco palline per fare il sindaco. Ecco, questo è il suo caso di pagliazza. Poi, se io abbia coperto, no, adesso la questione che mi si è mandata alla magistratura, ma poco a me mi interessa. Quindi, interessare quell'aspetto lì, che certe volte ci si sofferma sugli 81 euro, e poi magari non si vede la trave davanti. Ecco, però, guarda, questa dei dirigenti, questa è una cosa molto importante. Ma è difesa dei sindaci, tanti, no, tanti cittadini non la conoscono. Quale Passanini, oggi i lavori pubblici possono essere, devono essere assegnati laddove il sindaco non svolge la funzione dirigenziale, perché nei comuni piccoli sotto 1000 abitanti o forse anche di più, se non ricordo, 1000 abitanti, può averci anche il potere di firma, essere tratto lui con il preposto dell'area dirigenziale, è il ufficio tecnico, il capo dell'ufficio tecnico che assegna il lavoro a questo, quello o quell'altro. E spesso il sindaco, se poi viene l'ingegnere X, prende la tangente dall'ingegnere, ingegnere X dell'ufficio tecnico, dall'ingegnere privato che fa quella progettazione, da quella ditta X, e lui non sa neanche nulla, quando arrivano i signori ammanettati, prima essere ammanettato il sindaco, e poi si vedrà. E questo è un'altra pega grossa che purtroppo con la quale noi ci dobbiamo fronteggiare. Poi, questa separazione tra sfera dirigenziale e sfera politica è anche giusta su certe robe, quando nei concorsi i sindaci non possono più partecipare, ma partecipano altri. Però vedete, siccome l'Italia è il paese delle mille truffe, in realtà volendo un sindaco gli dice a quello dell'ufficio tecnico, guarda, la commissione di concorso mettici X, Y, Z, tizio, Caius e Proni, alla fine del concorso lo deve mettere quello. Quindi alla fine credo che anche questa riforma qui abbia partorito, per così dire, un topolino. E al contrario, quando non avviene questo, lasci carta libera perché sia liberamente il sindaco di quel territorio, che ti blinda certe volte nel tuo piccolo comune anche il tuo modo di fare, anche la tua possibilità di esercitare, perché poi certe volte quando entra una persona vicina a lui, due persone vicine a lui, quando lavora alla ditta X, eccetera, eccetera, quando il lavoro prende una certa piega e nelle maglie della tangente viene una roba che non vale nulla, poi è il sindaco a rimetterci. Cioè, oltre ad esserci un'etica che non c'è più, il sindaco sta alla berlina, è quello che ne risponde penalmente, quello che ne risponde a livello elettorale, quello che ne risponde sempre. Quindi non so fino a che punto poi, ecco, questa legge per certi versi giusta abbia ottenuto dei grandi risultati. Qualche altro intervento? Non mi cacciate 150 secondi 150 secondi sì, sfrutterò i primi 20 secondi al fatto che saltavano già fatto tutti, e quindi non ci ripetiamo a dire che prendiamo questo come un corso di formazione, è una battuta ma è la realtà pure, altrimenti non potremmo stare qui rispetto al suggerimento che ci dà l'amico sindaco Mauro Riccione, cioè non dobbiamo impiegare il tempo a girare diciamo presso le conferenze eccetera, a fare passerelle, però siccome questo è un importante corso di formazione per noi, allora diciamo è un'eccezione, la consideriamo un'eccezione. Da tutta parte ho apprezzato molto il segnale, il messaggio di moralizzazione che si vuole dare, e per cui diciamo il plauso è pieno, è al 100%. È un esempio da seguire soprattutto
rispetto all'aspetto della comunicazione, certo non tutti noi siamo capaci o abbiamo il tempo di scrivere un libro, e quindi fare questo tipo di comunicazione anche importante che gira lungo tutto il territorio nazionale, però nel nostro piccolo un messaggio che può essere trasferito alle comunità, in cui appunto un biglietto da visita iniziale e poi si deve fare il resto ovviamente. Certamente viviamo in una società difficile, una società anche che deve vedere gli aspetti personali e anche la situazione che si erede. Gli amici, ne nomino due, Salvatore Matrice e Vincenzo Crupi, sono due sindaci di Bovarino e di Condopuri, che sono avvocati, giovani avvocati. Chiaramente hanno, può testimoniarlo il sindaco di Condopuri, Matrice, se ha tempo di svolgere in modo pieno la professione d'avvocato, per cui di qualcosa dovrà pure vivere. Io ho la fortuna di essere, faccio l'avvocato. Esatto, e però lei ha parlato di 3 giorni a settimana, qui purtroppo diciamo il giorno di Natale c'è quello che ti chiama perché è morto il gatto avvelenato, quindi devi intervenire, se no ti butta fuori di casa tua e ti dice come risolvi il problema. Allora, esaspero, però è così, noi facciamo i sindaci, immagino, non dico H24 7 giorni su 7, perché sarei disonesto nel dirlo, però ci ritagliamo un piccolo spazio per dormire, mangiare, lavarci poco e vestire, scusate se facciamo cattivo odore pure, però sempre un'altra battuta, ma che comunque dà il senso di quello che viviamo, e immagino che lo possiamo diciamo riscontrare, ci vediamo sempre dappertutto, la solita che è stata nominata prima l'amico Bernardo è anche inadempiente, quindi è un paio di giorni che fa intervento e rimaniamo senza acqua. Come si può fare il sindaco per 3 giorni a settimana? Quindi chiaramente io non posso fare l'insegnante e devo rinunciare diciamo 7 giorni su 7, questo mi comporta perdere qualcosa, ho diritto anch'io al 50% dell'indennità, che sono 400 dispari, tanto quanto diceva prima il sindaco di San Lorenzo. Ebbene, io non sono stato capace di pubblicizzare, per 3 mesi che sono sindaco non ho percepito un euro, un mese l'abbiamo dato ai terremotati per Amatrice, gli altri mesi pago le bollette di extracomunitari che ho, di compaesani diciamo, che non hanno da vivere, che chiedono lavoro, abbiamo pitturato la scuola con volontariato, però la vernice l'ha comprata qualcuno, e tutti i giorni è così. Quindi magari sbagliamo a non pubblicizzarlo, per cui ci sono diciamo altre persone che si spendono, la maggior parte di noi credo che facciano così. Così come pure nel lontano 2006 altri sindaci hanno rinunciato totalmente all'indennità, anche senza dirlo, l'indennità di 2000 euro per 5 anni, io ne conosco un paio, uno più degli altri, e quindi va benissimo, quindi diciamo è un biglietto da visita, poi si deve fare il resto, ma questo messaggio è eccellente, è eccezionale e deve diciamo comunicare alla gente ciò che una comunità è, cioè stringersi tutti insieme come una famiglia e ognuno fa la sua parte. Il sindaco non è altro che il primo cittadino, per cui una sorta di padre di famiglia o di mamma di famiglia nella società moderna, in una famiglia che deve vedere un punto di riferimento e appunto svolgere il proprio compito. Poi ho apprezzato, perché anche il giusto dirlo come commento al libro che non ho letto, ma che ovviamente leggeremo, perché soprattutto noi sindaci almeno è un motivo di orgoglio insomma che sia riuscito a produrre un documento bello sulla propria esperienza, che comunque ci può dare degli spunti, non tutti abbiamo fatto le stesse cose, per cui io posso sicuramente trarre spunto dalla sua esperienza. E la parte che mi pare prevalente di garantismo che emerge dalle parole, non so chi c'era all'inizio, ma comunque ha fatto dei passaggi in cui emerge una voglia di garantismo che in Italia ormai manca, c'è il processo mediatico, non mi riferisco al fatto di merito, noi che siamo qui magari abbiamo delle sfumature, delle cose che di fatto un minimo il processo in parte ce lo fanno risolvere dal punto di vista morale anche prima, però su tutto il resto diciamo l'aspetto di garanzia di aspettare il terzo grado di giudizio e di diciamo andare successivamente è una cosa essenziale del cittadino dalla quale non possiamo prescindere e che fa la differenza tra il sindaco delle Marche e il sindaco della Calabria. In 3 giorni il sindaco delle Marche probabilmente riesce a fare più di quanto io e gli amici sindaci della zona o
futuri amministratori riusciranno a fare, perché riesce a risolvere col computer e col telefono tantissime cose. Noi facciamo spesso dei viaggi a Catanzaro, a Reggio, solo perché in alcuni casi, non è solo questo, c'è la fobia di parlare di cose, diciamo, squisitamente legali per telefono, perché noi siamo intercettati. Io ho scoperto stasera che la DDA stava facendo domande sul mio conto, avendo io pure subito, diciamo, la solita lettera, diciamo, non oggi, mesi fa non l'ho pubblicizzato, ma a tutti noi sono state minacce, che allora da praticamente, se tu vai a denunciare, di fatto le forze dell'ordine rischiano di indagare te per capire da dove è venuta la minaccia. Per cui non c'è nessuno più che chiama i vigili del fuoco quando vede un incendio sulla collina, perché ti chiedono le generalità e ti dicono di tornare in casella. Non c'è nessuno. Cioè è un sistema che ormai si sta avvitando e di fatto ha portato all'allontanamento delle persone per bene, delle persone che hanno la loro posizione e che forse non sono per bene fino in fondo, perché non hanno il coraggio di rischiare per loro stessi e i loro figli. Da questo punto di vista sono da biasimare, perché non si può essere per bene fino a un certo punto, bisogna andare a fondo anche a costo di rischiare. E solo che sono quelle persone che vivono tranquille, come potrei vivere io, siamo marito e moglie, stipendiati statali, e non lo facciamo. Io non sono uno eccezionale per cui lo faccio perché sono bravo, ho solo una malattia come quello che gioca a carte e quindi deve giocare a carte. Io ho la malattia della politica, non mi piace il calcio, non ho altre passioni, quindi, però molti altri invece che non hanno questa malattia che ho io, questa passione eccetera, magari alcuni lo fanno, dei miei colleghi sindaci lo fanno per la passione di poter aiutare la propria comunità, e stanno perdendo un po' la voglia di farlo nel tempo. Quindi questo tipo di messaggio, tutto ciò che avvicina la gente ai cittadini, certamente è apprezzabile. Concludo, perché parlavo di 150 secondi, rischio di fare 150 minuti e non vi voglio tediare. È un momento di caccia alle streghe, per cui io dico, chi fa un'azione la faccia per se stesso e non pensi al risultato, anche perché vi tranquillizzo, da qui a qualche anno non si voterà più a nessuna elezione, neanche alle comunali, perché è così ormai il sistema. Per cui rischiare di perdere il voto all'elettore è anche un aspetto secondario, facciamolo per la nostra coscienza. Io avevo un conto corrente di 102.000 euro 6 anni fa, ho 7.800 euro, che sono un bel gruzzolo per chi non ha niente, però in 5 anni ho perso 90.000 euro. È uscito sul giornale che noi, il consiglio provinciale, quindi prima di me l'amico Fernando Russo, facevamo i soldi con la pompa della benzina disegnata. Per cui se io non lo facessi per me, dopo questo tipo di, diciamo, di anche giornalismo d'inchiesta o di comunicazione globale con Facebook, dove tutti intervengono, per l'alberghiero ho avuto una forza e un coraggio di di resistere, diciamo, che è un istituto che deve sorgere, ha detto Bernardo Accondofuri, anche alla dialettica animata nel paese, che se fosse entrato in contraddittorio con l'interlocutore di Facebook non sarei mai più uscito. Per cui chi fa le cose, diciamo, prendendo spunto da questo libro, dalla tua esperienza, e ritengo dalla nostra esperienza, almeno ritengo di poterlo dire, ma dalla tua esperienza, perché oggi è il tuo libro che noi vogliamo promuovere, e io prenderò più copie per darlo anche nella mia comunità ad alcune persone che fanno, tra virgolette, opinioni, diciamo, persone che poi leggono e che lo diffondono, e questo tuo, diciamo, esperimento dovrà servire per convincere la gente a fare meglio per la comunità e per l'Italia, ma anche farlo senza aspettarsi nulla in cambio. E questo è il messaggio, diciamo, che arrivati a questo punto della democrazia mi sento di dire, cioè spiazzato e, come dire, disarmato totalmente, è un messaggio. Può essere che, diciamo, ci sia una ripartenza di etica, di morale e anche e soprattutto di democrazia, come credo auspichiamo tutti noi qui dal basso, perché noi siamo qui dal basso, invece chi ha Montecitorio, diciamo, o chi, diciamo, riveste le altre sfere, chiaramente vicino ci sono, tu, diciamo, sei, io sono anche se grillo tu. Grazie. Non ci sono altre domande, chiederei al sindaco se vuole fare appunto i saluti, visto che... Grazie Pasquale.
assolutamente, ecco, con piacere, e mi scuso per il ritardo, ma già si sapeva, avevo detto agli organizzatori e al comitato, appunto sempre presente per la scuola, Maria Ponte, Roberta, che sapevamo appunto questa sovrapposizione di iniziative, insomma, questa che è bello, comunque appunto come dicevi, ci diamo del tuo, sindaco. È bello, ecco, esprime comunque una vitalità del nostro contesto, del nostro paese, insomma, di in quel caso, ecco, organizzare è stato un sindacato veramente importante sui temi del lavoro, la sicurezza sul lavoro, si è ricordata, riscoperta una storia di vittima sul lavoro del 61, di tanti anni fa, insomma, Carmela Oliveri, e da lì a riflettere, ecco, sui temi che anche questi, insomma, sappiamo quanto coinvolgono anche l'istituzione locale, con noi amministratori, noi sindaci, quindi per questo ho ritardato, però ci tenevo ad essere presente. Devo dire, ecco, che subito esprimo, ecco, il piacere di, perché cercavo di, anch'io ho avuto modo di leggere il libro, quindi mi sono all'invito, ecco, di stato rivolto, di ringraziare da subito, e ribadisco il ringraziamento al comitato che ha organizzato all'invito, ecco, rispetto, io un po' come esprimeva ora il sindaco di Rovuti, ecco, per Paolo Zavettieri, ecco, lì per lì il messaggio, ecco, non avendo poi letto, non sapendo dei contenuti, però ecco, ho cercato di ascoltare prima di intervenire e salutare, ripeto, e ringraziarti per essere qui, per dare questo contributo e averlo dato attraverso questo messaggio, sul quale messaggio, ecco, potrebbe anche, o almeno io, ecco, lì per lì arrivavo mentre cercavo di raggiungere qui l'iniziativa, e in questi giorni, ecco, ci riflettevo, speravo non fosse con l'ennesimo messaggio un po' che ultimamente si ricorda, diciamo, ricorda rispetto all'antipolitica che imperversa, ecco, rispetto a questa casta, ecco, la quale faremmo parte magari in qualche modo a diverso titolo, ecco, chi si approccia un po' ad amministrare, a fare politica, fare politica prima e poi magari, ecco, attraverso questa fare delle proposte politiche, ad essere premiati dai cittadini, e quindi eleggono chi poi deve amministrare, insomma, un po' come noi. Rispetto agli interventi che tu hai fatto, davvero sono subito, ecco, rinfrancato in qualche modo, mi sono levato che invece il contributo, ho capito, che hai voluto dare nel segno, rispetto a un significato di gratuità che rispetto al tuo caso anche ha significato, significa un po' questo mettere a disposizione anche indennità, perché, ecco, ci riesce a farlo, continuando comunque quella che è la tua professione, rispetto un po' a come si deve agire, a come si diceva prima, rispetto a chi come me, invece posso assicurare che facendo il sindaco non è più riuscito, ecco, ad attraversare quella soglia dello studio che non mi vede il collega da non so quanto tempo, a non riuscire attualmente più a svolgere la propria professione, quindi a non riuscire in quel caso a praticare questa gratuità che assolutamente però viene da noi praticata, ecco, nel segno e nel senso di un volere, ecco, fare un servizio e con quel servizio comunque guardare e praticare quel bene, l'interesse della collettività, che assolutamente significa, quindi non assolutamente facendo questo volersi arricchire, ecco, se è questo come ho colto da subito, ecco, alcuni interventi che tu hai fatto, poi da quelli che mi hanno preceduto, insomma, ciascuno di noi, quindi quel modello di sindaco gratis, se vogliamo, con il fatto che un amministratore che, ripeto, si mette a servizio di una comunità e lo cerca di fare nel miglior modo possibile, quello discutibile, ciascuno, proprio contesto, proprio modo, proprio idee, visioni, risposta, non risultato, non dato, insomma, tutto quello che vogliamo rispetto a questo, poi nel merito ciascuno, ecco, può dire o non dire là, però, ecco, quella gratuità, se significa, ripeto, ecco, io il mio ruolo lo interpreto e ripeto, state tranquilli, ciò che passa, o meglio le azioni amministrative che guida un amministratore, un sindaco, sono a servizio della collettività, nel pieno senso della gratuità, che significa in qualche caso poter anche utilizzare, come si è detto, anche quell'indennità di carica che spesso si è fatto, lo si fa, come dicevo prima, il sindaco di Rovuti, o a volte proprio per scelta anche pubblicizzarla, ecco, infatti, come nel tuo caso, dire, ecco, che non viene presa, perché comunque in qualche modo poi ciascuno, nel caso tuo, ecco, se riesce a proseguire la propria attività professionale, quindi ad avere un'altra entrata, insomma, che permette comunque di svolgere al meglio, ripeto, un servizio di amministratore, che significa appunto la più alta forma di carità, cioè, ecco, in questo senso, come
il grande Papa la definì, la definite te e te deve essere per noi. Quindi mi pare che dagli interventi che ho colto, però questo se cioè, vogliamo per chiudere anche da parte tua, lo pongo anche come interrogativo, come, se questa è la riflessione che noi vogliamo. Questo contributo per me veramente allora è davvero da sindaco di questa comunità e ti ringraziamo, ecco perché attraverso, ecco già da stasera, ma perché no, da qui in avanti con il comitato, con altre associazioni, con riscoprire il valore di un impegno da sindaco, che ripeto rispetto all'impegno, se vogliamo, sindaco gratis o forse un impegno che diciamo non ha prezzo rispetto a che cosa significa oggi per l'amministratore, se questo, ripeto, il contributo che tu hai voluto dare, allora davvero ecco, mi fa tanto piacere e mi pare proprio questo che è stato, che vuole essere, allora davvero che io pronto a prendermi subito il libro e ecco, in qualche modo davvero a cercare nella nostra comunità di ecco, utilizzarlo al meglio ecco, affinché i cittadini capiscano che di servizio stiamo parlando e quella gratuità poi che qualcuno predica ma non pratica, ecco noi forse predichiamo meno ma assicuro che in questo senso la predichiamo. Io volevo anche dire due cose secondo me importanti che prima abbiamo lasciato. Io dico anche, questo libro c'è un passaggio che dice attenzione ai sindaci gratis, perché in alcuni contesti i sindaci gratis rischiano di essere grandi populisti. Chi ha un grande partito alle spalle e la sua visibilità, diciamoci, è anche una persona brillante che può, non è arrivata a una venerabile età, quindi potrebbe fare carriera, quale migliore occasione per fare il sindaco gratis per 5 anni e poi andare al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, con 3 mesi al Parlamento europeo ti sei ripagato 5 anni. Allora, io non ho uno dei 3-4 partiti di riferimento alle spalle, la mia è una lista civile, quindi lungi l'idea che questo possa traghettare, anche perché se poi anziché 1.500 libri vendessero 5 milioni, non parte nulla, ma sapete perché? Allora, su Fanpage, che nessuno sa, che è il secondo giornale online più letto al mondo, cioè ogni giorno leggono Fanpage 3.500.000 persone, una cosa del genere. Al Jazeera online sta 5.500.000. Siccome in crescita prevedono che poi nel 2018-2019 Fanpage sarà il giornale online al mondo più seguito in assoluto. Su questo giornale, quando apparve questa notizia qua del sindaco gratis, da lì ad oggi ci sono state 378.000 condivisioni. Quindi significa che la notizia l'hanno vista in 4 milioni di persone, la famiglia è composta da 4 persone, quindi ne ha parlato mezza Italia. Beh, ve lo dico, 2.000 persone mi hanno chiesto l'amicizia su Facebook, telegrammi, sono stato alla trasmissione di Franco Di Mare su TG1, eccetera, eccetera, grandi complimenti, e però non c'è stato, ecco perché questo libro è assolutamente scelto da condizionamenti e non è un trampolino per arrivare a nessuna parte, non c'è stato un segretario, neanche di quel partito, movimento, non so come chiamarlo, populista, cui tu facevi riferimento, che a me è parimenti inviso, che praticamente mi abbia detto bravo. Cioè non c'è stato un segretario di sezione, di 5 Stelle, di Forza Italia, della Lega, un segretario di sezione in Italia, in un paese di 300 abitanti, in cui è iscritto lui al partito più 2 persone, forse non hanno neanche la bandiera e la sede fisica, che mi abbia detto bravo, ti invito, andiamo a vedere sta roba, voglio sapere di più, eccetera. Nessuno. A dimostrazione che l'antipolitica montante, e su questo concordo perfettamente con te, in realtà è solamente un modo per far sì che quel partito sia ancora più, per così dire, fiscale e militarista di altri partiti, per cui ci si fida del leader
del sottolider, che viene da una dinastia, morto padre, poi lui si è passaggi democratici, si doveva essere il numero due di quel partito. Ma lì nessuno ti cerca, non è che c'è il segretario lì che ti cerca, nessuno. Io vedo tu questo anche in un'altra parte. Questo non è un libro che ci avrà futuro, un libro qui, forse dovrà ricordare, 20 anni, vedo un sindaco qua, paese marchigiano, parlare di questa roba, ma tutto finisce qua. Io scrivo questo libro come testimonianza per mia figlia, per Angelo Righieri, per accumulare qualcosa, per lasciare una testimonianza scritta e avere anche la soddisfazione di scrivere un libro, anche questo non nascondo, questo aspetto personale, e poi nulla più. Un libro che giustamente è stato scritto di getto, per farlo leggere tutti senza note bibliografiche, mi mise a scrivere dopo cena alle 10 a dettaglio addirittura, poi un'amica l'ha sbobinato, che fa la stella di vista di un dolore, l'ha sbobinato, e accanto del gallo, proprio non nel senso metaforico ma fisico, perché c'era un gallo vicino a casa mia, vicino di casa, la mattina alle 6:15, in pieno inverno, ho finito di dettare questo libro qua. Questa ragazza mi ha sbobinato, ci ha lavorato mezza giornata, ecco qua il libro. Il libro scritto di certo, né un saggio né un romanzo, che avrebbe veramente necessità di un maggiore approfondimento. E quindi questo è. Ecco, poi dopo, prima che arrivassi te, avevo fatto anche una... Perché tanti sindaci poi se la prendono, hanno un assessore in comune vicino a casa mia, dice guarda, io sono assessore in un comune 14 abitanti, ma tu lo sai che significa curare una stagione estiva? Ma lo sai che io lavoro 45 ore? Allora io dico, il libro l'ho letto? Sì, l'ho letto. Allora, non dire le bugie, perché io non l'ho letto. Perché io in questo libro dico che si può fare il sindaco gratis, ovviamente, a meno che uno non voglia fare il martire, dico, qui faccio il martire, chiudo il mio studio legale, vivo l'elemosina, questo non puoi fare. Io ne risento meno di te, perché mi impegna a fare il sindaco 12, 14, 16 ore a settimana. Tu fai il sindaco in un comune che è 5 volte superiore al mio, questa roba non la puoi fare. Infatti io dico che si può rinunciare all'indennità fino a un comune di 4.000 abitanti, al massimo, che non abbia determinate problematiche, perché se uno adesso va a fare il sindaco alla Matrice, che ha 128 poveri cristi che sono rimasti in vita, è chiaro che da qui al 2026 questo qui dovrà prendere 3 volte l'indennità che sta lì, perché abbandona il lavoro perché lavora 24 ore su 24. Però in un comune medio italiano io penso che questa sia una ricetta che può essere adottata fino a un comune di 4.000 abitanti, che non abbia grandissimi problemi, che non venga in un commissario da disastri ambientali, da via discorrendo. E ripeto, non è poi una ricetta, una lezione frontale che voglio fare, ma assolutamente è solamente una testimonianza, un contributo al dibattito, e quindi nulla di più. A questo punto sentiamo il sindaco di Roccaforte, uno dei comuni con pochi, forse con minori abitanti, se non sbaglio. No, Staiti. Staiti è buono. No, della Grecale. Staiti. È uno dei più grossi. Buonasera. Intanto discusso che con Matrici ci siamo un contratto. L'altra iniziativa ci porta a averla realizzato, pertanto non avevo, mi dispiace davvero non aver potuto seguire dall'inizio la cosa. Intanto ringrazio gli organizzatori per questo momento importante. In un territorio come il nostro, iniziative come questa, io ritengo, da quello ovviamente anch'io con i miei colleghi leggere il libro, però già il fatto stesso, cioè dal titolo stesso, io credo che serve, contribuisce. Iniziative come questo contribuiscono a dare dignità a quella che è la funzione del sindaco, soprattutto nelle nostre latitudini. I miei colleghi prima hanno sottolineato, da Bernardo Russo con i suoi 30 km e passa di collegamento, Mare Monte uscendo fuori dal proprio comune per rientrare più volte in un altro pezzo dello stesso comune. Il mio è il comune più alto come municipio della provincia di Reggio Calabria,
970 metri, 976 metri di altezza, con dei problemi, voglio dire, dei problemi che da anni, problemi di un territorio che noi fino a qualche anno fa, mi sembra due anni fa, noi ci trovavamo un intero territorio dell'area Grecana, in questo importante territorio, commissariato, e spesso come il mio commissariato per mafia. Addirittura il mio comune negli ultimi 20 anni ha subito 3 commissariamenti per mafia. Allora, per quella che è la gestione commissariale, così come è in questi territori, così come avviene dopo, che paralizza le cose, noi ci troviamo ci siamo trovati dei problemi enormi che in qualche misura stiamo tentando di affrontarli in maniera sinergica, in una collaborazione con gli altri nostri colleghi. Tanto qui siamo quattro, anzi io approfitto. Ho mandato pure di giustificare per un contrattempo avvenuto di sindaco di Saiti, principato, doveva essere qui, però non lo è, pertanto importa i suoi saluti, cioè ha telefonato. Pertanto noi abbiamo, diciamo, questa realtà, una realtà territoriale pesante, facciamo i sindaci, pertanto quel discorso del sindaco gratis credo che rientra in questi sforzi, cioè io non abito nel comune dove faccio il sindaco, addirittura abito a Reggio Calabria, e poter anche economicamente conciliare il lavoro che faccio con la funzione di sindaco, che come diceva Pierpaolo Zalettieri prima, cioè fare il sindaco da queste parti vuol dire non utilizzare il computer e collegarsi con l'ufficio di Catanzaro, ma andarci non una volta ma 10 volte per problemi di emergenza, per problemi che la mattina come si arriva al domicilio, ma ancora prima veniamo intercettati per problemi seri. Pertanto è una difficoltà che noi viviamo, pertanto io lo vedo come in quel segnale di sindaco gratis in maniera larga, cioè visto in questa, laddove ci sono le situazioni si contribuisce anche economicamente per quello che è possibile fare, l'abbiamo fatto e lo facciamo penso giornalmente, probabilmente non per quelli che sono i problemi del nostro territorio, e i colleghi sindaco possono dire. Credo che difficilmente potremmo prendere quella cifra, quella misera cifra, nel caso mio, non so, col mio coso porta alla fine c'è un mandato di intorno a 400 euro al mese. 435. 435. Ma noi questa cifra non diamo solo quella. Cioè fisicamente l'abbiamo davvero, la depositiamo giornalmente perché si contribuisce per tante situazioni di realtà, non solo voglio dire in momenti particolari, ma giornalmente noi depositiamo denaro, togliamo le nostre tasche e spesso nei mesi superiamo anche quella cifra lì. Pertanto è diciamo il discorso del sindaco gratis, io lo vedo inteso in questo senso, cioè che ci sono le condizioni laddove si può concretizzare e dare visibilità, però nella sostanza noi questo sindaco gratis non lo facciamo e lo facciamo anche materialmente. Io mi fermo un attimo qui, con piacere leggo il libro, ringrazio l'autore di darci questo spunto e soprattutto della presenza, benvenuto in questo territorio. Così grazie agli organizzatori abbiamo creato questo incontro che purtroppo alcuni un po' sfilacciato per alcuni di noi per altre coincidenze. Pertanto ringrazio ancora. Brevemente, grazie colleghi, grazie per la tua testimonianza. E siccome questa cosa è venuta fuori l'aiuto personale, le persone stanno male, io mi permetto anche di consigliare, tanto oggi con le mail possiamo tranquillamente scambiarci i documenti con una facilità estrema, anche una soluzione che abbiamo adottato, chiaro, non che ho dato vita a questo libro proprio di recente, è il cosiddetto baratto amministrativo. E cioè, da noi un 20% di persone non pagano niente, non pagano tributi, non pagano tasse, non pagano nulla perché non hanno veramente soldi. Questo territorio, 26%, forse, abbiamo un 40%.
avete adottato. Allora, chi l'ha fatto? L'atto amministrativo l'ha fatto bene. Chi non lo sa, anche per tutti, tutta la platea, l'atto amministrativo funziona sostanzialmente in questa maniera. In realtà non proprio tutte le tasse, le imposte, diversi tributi comunali. Quindi cioè, tu devi pagare 500 euro in Italia, non me la puoi pagare, oppure io sindaco ti do una mano a pagare una roba che è mia, e poi sindaci, nessuno dice, ma in realtà lo fanno, lo facciamo tutti di fronte a casi pietosi, e quindi di fronte a questa cosa qua ci può stare il baratto amministrativo. Dice, vuoi curare il verde pubblico? Vuoi biancare questa scuola? Passa una settimana a biancare la scuola. E quindi anziché pagare 500 euro di tasse, io lo chiamo in bianchino, magari mi costa 1.500, ma tu non paghi la tasse e non hai pendenze nei miei confronti. E questa può essere una soluzione. Prendo atto che il collega l'ha fatto, e anche lì di comune, quindi mi fa piacere. E partita da Bologna, mi sembra questa cosa, lo scorso anno, adesso la stanno dando in modo, quindi è un'ottima soluzione. Allora, se non ci sono altri interventi, io mi permetto, ai sindaci presenti, di regalarvi questo libro di gallole. Mi regalo, allora, questo è un libro con un CD dentro. Prepariamo uno di Orate. A quest'ora prepariamo un libro di Orate, non di Gaio. Allora, guarda, c'è un CD di Orate. Di Orate, quelli che si mangiano, non so. Le Gaio, è un pesce che così si va, insomma, autoctono. È una fortunaccia, ma deriva dal fatto che non ho pensato. Le Orate, se non vogliamo mangiare, dobbiamo mangiare verso l'una, perché la patella arriva verso le 20, 30, 22. Fino a mezzanotte e mezza, io sono veramente un pescatore d'Orate, il mare che sta cinguando lì, in modo da. Ma qua ci sta tutta la nostra storia e tradizione, contenendo anche il CD. Gallo è l'ultimo avamposto dei galli a sud dell'Adriatico, noi siamo barbari e gli ultimi barbari a sud. Allora, questo è il mio omaggio. Collega, allora, ma per quanto riguarda il libro, io solo perché lo do in beneficenza per altri, non voglio venire da altri, che costa 9 euro, altrimenti mangerete altro. Allora, gli ho detto io ho 50 euro, per quanto mi dà con 50 euro? Con lo sconto ovviamente, no? Me ne date 5 che praticamente, che praticamente erano di meno, no? 5 di più? No, magari 50 euro. E ti ho chiesto uno in più, me ne date uno in meno perché con 5. No, io ci voglio, comunque la Maria, lo vuoi, sono lei. Sì, grazie a lei.